Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti, benvenuti ad un'altra puntata di Scenari di Contatto Alieno, teleconferenza di fantascienza in podcasting. È cambiato il template del podcast, il campo antanico a trasmutazione meco-ionica è stato espanso. Adesso abbiamo una diretta dallo spazio con il nostro amico Ezezel che chatta con noi in un podcast di fantascienza. Allora, ciao a tutti, eccoci qua. È un bel po' che non si faceva una bella chiacchierata di fantascienza. Avete trascorso anche voi le feste cristiane di Natale? Davvero? Vuoi dire che il 25 di dicembre ed il 6 di gennaio a calendario terrestre avete fatto festa pure voi? Ah, ecco, ma allora cosa volevi dire prima? Ok, grazie. Quindi, secondo gli alieni di Gonor, le vere date del Natale sarebbero il 5 di gennaio e l'Epifania il 13 di febbraio. Va bene. Sai, Ezezel, sono giunte tante domande. Dall'ultimo podcast posso farti alcuni quesiti? Alcuni ascoltatori del podcast vogliono invitarti ad andare al mare a prendere un po' di sole, fare un po' di nuoto. Secondo loro dicono che sei troppo gracile e bianchiccio. Sarebbe bene un po' di aria buona e un po' di sole, un po' di ginnastica e un po' di nuoto. Voi piace andare al mare e nuotare? Voi andate in vacanza al mare? Allora andate in vacanza in montagna? Andate in vacanza al lago? Ho capito, allora andate in vacanza al lago. Wow, questa è una cosa spaziale. Wow, questa cosa è spaziale. Ok, ci sono alcuni ascoltatori Ezezel che ci hanno chiesto che tipi di studio hai fatto, che cosa hai studiato. Un ascoltatore invece ci chiedeva se ci potevi regalare un bicchiere marziano oppure un piccolo artefatto alieno. Se hai studiato fisica e chimica, allora leggi con interesse le ricerche e le scoperte terrestri di fisica e chimica? Ok, ho capito. Va bene. Ezegel, ci puoi dire qualcosa di spaziale? Qualcosa che sorprenda i nostri ascoltatori? Ok, cioè la prima civiltà dista dalla Terra 200 anni luce? Ma tra noi e voi, questi 200 anni luce di spazio-tempo che ci separano, in mezzo ci sono delle vostre colonie? Ok, va bene,
Senti Ezechiel, che altro ci puoi raccontare di spaziale? Ok, ho capito, va bene. Voi, diciamo, dalla colonia di Marte, avete delle domande per i terrestri? Ah già, è vero, è vero. Il pianeta Marte si chiama in realtà Gonor. Ok, va bene, quindi voi dalla colonia di Gonor avete delle domande per i terrestri? Ah, ok, sì, sì, ho capito, è giusto. Sì, la tua partecipazione nell'altro podcast mio talk show è solo sporadica. Impersoni la voce della ragione, della scienza, del buonsenso. Negli script, ecco, non prendi mai posizione. Un programma di satira dove è tutto falso. Lo sai questo, vero? Sei arrabbiato con me? Ok, allora possiamo dire che voi, dalla colonia di Gonor, non volete prendere posizione circa le stupide beghe che accadono qui sulla Terra tra le varie fazioni dei terrestri. No, cosa? Sì, ok. Grazie, Zezel. Vuoi ricordare e spiegare di nuovo ai nuovi telespettatori cos'è il quinto protocollo? Ah, ok, va bene, allora lo faccio io, va bene? Dunque, il quinto protocollo consiste nel fatto che tutte le civiltà intelligenti raggiungono, prima o poi, i limiti del proprio sviluppo sul loro pianeta. La cultura umana ha raggiunto il suo limite all'interno del paradigma dei carburanti fossili, ma potrebbe espandere i limiti del proprio sviluppo, quindi della propria curva sigmoide, il tetto della curva sigmoide, se implementasse un cambio di paradigma energetico. Ho detto tutto? Zezel, è un'impressione mia oppure in questa puntata di teleconferenza di fantascienza sei un po' zittone, molto silenzioso, a volte quasi reticente a parlare con noi? Va bene, Zezel, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori che sono in, diciamo, in fervente ascolto di questa teleconferenza di fantascienza in versione podcast, in modo da, non so, fare qualche rivelazione utile oppure qualche cosa di, qualcos'altro di spaziale da dirci? Wow, grazie, sì, questa sì che è proprio una bella notiziona. Ok, questa è stata una chattata spaziale molto lunga. Ok, va bene, direi che la puntata volge al termine e ci sentiremo presto. Ciao.